Ciao a tutti ragazzi da Tales of a Gamer, io sono Chris e benvenuti quest'oggi alla nostra video recensione dedicata a Dust An Elysian Tale. Come potete vedere il titolo è sviluppato dai ragazzi di Humble Arts, nello specifico è sviluppato da una persona sola che ci ha messo ben quasi 3 anni per poterlo sviluppare, tal Dodrill. Ecco, il titolo ufficialmente è uscito nel 2012 per le altre piattaforme, originariamente per Xbox. Possiamo vedere in questo momento il menu iniziale con l'inizio del gioco, la guida e le opzioni che ci insegna come giocare, i comandi ovviamente disponibili all'interno del titolo e le impostazioni. Vediamo nello specifico le impostazioni: abbiamo il volume audio e musica da poter modificare, l'avanzamento automatico per i dialoghi ovviamente, la vibrazione preimpostata sul sì, l'attacco corpo a corpo disattivato o meno, selezionare se consumare automaticamente gli oggetti, sì o no, oppure disattivare la distribuzione automatica delle gemme di abilità che acquisiremo durante il corso del gioco, eppure la modalità daltonismo, che in verità non tutti i giochi, ho notato, hanno. Quindi Dust, per quanto sia stato sviluppato da una persona sola, è veramente molto molto completo. Abbiamo i riconoscimenti, abbiamo gli obiettivi che non vi mostrerò perché, essendo arrivata alla fine del gioco, ho degli obiettivi che sono un po' spoiler. Come potete vedere il titolo ci preannuncia che intanto prendiamo uno slot di salvataggio libero, ma se faremo l'autosalvataggio ovviamente quello che io ho salvato andrà a sovrascriversi. Scegliamo le modalità facile piuttosto che normale o difficile, oppure abbiamo anche una modalità elite, a dire il vero. Ovviamente noi oggi giocheremo in modalità normale per poter renderci un po' conto di quello che è l'esperienza di Dust, che come vi dicevo uscì originariamente nel 2012 per Xbox 360, successivamente poi arrivò nel 2014 per PlayStation 4 e fu venduto per circa 1 milione di copie. Pensate ad oggi su Nintendo Switch, che è arrivato ufficialmente il 10 settembre del 2018, quindi neanche tanto tempo fa, quanti centinaia di migliaia di altre copie ha potuto vendere un gioco così bello. Potete vedere nell'introduzione quella che è una delle storie elisiane, tra virgolette. Ecco, quella che vediamo è anche la cosiddetta spada di Ara, e ci spiega un po' in maniera vaga in questo momento l'introduzione di che cosa effettivamente è successo, anche se questa introduzione è un po' avvolta nel mistero perché non capiamo nello specifico che cosa significano queste parole, almeno per il momento. Si parla infatti di un prode soldato che sarebbe morto quello stesso giorno, ma ovviamente per non fare spoiler non dirò niente di più in merito. Ucciso non dalla folla ma da un solo ragazzino, ricordatevelo ragazzo durante il gioco perché questo è molto importante come punto della storia. Incominciamo, si incomincia dalla radura. E il titolo è interamente doppiato in inglese, sottotitolato in italiano come potete vedere, ed è interamente disegnato a mano dalla penna, dalla matita di quel tal Dodrill che gli ha dato vita. Sentite anche la voce di Dust, come è ben caratterizzata. La caratterizzazione dei personaggi all'interno di Dust è veramente molto importante. Qual è la storia di Dust? Noi impersoniamo questo ragazzo di nome Dust, appunto, che non ricorda assolutamente nulla del proprio passato e, come potete vedere, si risveglia all'interno di questa radura disegnata completamente a mano e magicamente riprodotta anche in computer grafica. Incontra Ara, la spada magica senziente che parla assieme a Dust, e questo piccolo pipistrello di nome Fidget, che in verità è un Nimbat, scopriremo durante il corso dell'avventura, ed è il guardiano della spada di Ara. Il nostro obiettivo è quello di riconquistare un po' il nostro passato, di capire effettivamente che cosa è successo e perché ci siamo ritrovati in questa radura senza ricordi. Ovviamente il titolo presenta ogni tanto durante i dialoghi, come potete vedere, delle scelte multiple, ma in verità, bene o male, il titolo conduce sempre ad un solo finale, ad un solo fine. Ovviamente sentite anche la voce di Fidget, è veramente molto molto ben caratterizzata ed è anche molto simpatica. Personalmente io trovo che Fidget sia uno dei personaggi più simpatici all'interno della storia. I dialoghi sono decisamente molto lunghi, quindi questo è un po' l'inizio, volevamo mostrarvelo tutto per intero anche perché non c'è niente di spoiler. Vorremmo darvi una prima idea su quello che è il titolo dei ragazzi di Humble Arts, che peraltro è disponibile al prezzo di 12,99€ sul Nintendo eShop. Ovviamente ora la spada di Ara ci sta mostrando quello che è il passaggio, quello che succederà d'ora in poi, che cosa dobbiamo effettivamente andare a fare. Sembrerebbe che c'è un villaggio più avanti e capire un attimino quali sono i successivi passaggi per quanto riguarda
la storia in se stessa, che cosa sta succedendo a questo Dust. E si parte in questo momento, partiamo, per spostarci ovviamente utilizziamo il tasto L, il tasto direzionale, piuttosto che i pulsanti analogici. Vedete quello che è uno scrigno piuttosto che un passaggio secondario. Il genere, come potete notare, o meglio come ci accingiamo a notare, tende molto ad essere, oltre che un gioco di avventura, un cosiddetto Metroidvania. Che cosa sono i Metroidvania? Sono quei titoli per i quali procedere è necessario ed eventualmente ritornare sui propri passi è possibile soltanto farlo quando effettivamente abbiamo delle abilità aggiuntive che ci permettono poi di poter superare ostacoli che prima non lo erano. Per attaccare si può utilizzare il tasto Y piuttosto che il tasto X. Ci sono tutta una serie di combinazioni. Da questo punto di vista Dust è veramente molto molto completo. E entriamo all'interno ora di quello che è il menu dell'inventario. Possiamo equipaggiare in questo momento, perché incominciamo dallo slot degli equipaggiamenti. Abbiamo lo slot degli oggetti salute, lo slot delle armature che attualmente è vuoto, così come i potenziamenti. Abbiamo gli oggetti e le chiavi. Abbiamo l'anello sinistro, un ciondolo e l'anello destro, che sono gli altri equipaggiamenti da poter fare. Abbiamo il menu della mappa. Ovviamente la mappa è ben dettagliata con la leggenda, perché come potete vedere attualmente dove siamo, il cerchio aperto significa che c'è un tesoro qui in giro. Abbiamo poi il menu delle missioni, che mano a mano andremo a vedere quelle che sono le missioni attive piuttosto che le altre missioni secondarie. Abbiamo la schermata dei materiali in questo momento, che praticamente ci indica tutti i materiali. Torniamo solo un istante sul menu delle missioni, perché viene un po' mostrate quelle che sono le varie missioni attive o meno. E poi abbiamo le statistiche, ovviamente, che sono state tutte azzerate dalla mia partita perché abbiamo ricominciato. La schermata del personaggio, un po' come è stato anticipato anche dai comandi, permette di vedere la salute massima, l'attacco, la difesa, la potenza di Fidget e poi la fortuna e il livello, che vanno avanti gradualmente. Comunque ragazzi, ripartiamo in questo momento perché vedete intanto il magnifico paesaggio che ci circonda all'interno della radura. Ci sono un po' di dialoghi di intramezzo all'interno di questa introduzione che fa un pochino anche da tutorial. E procediamo infatti gradualmente. Prima di tutto, quando Fidget troverà un tesoro, giustamente ci viene indicato direttamente da lei. Attualmente non possiamo ancora scendere, però vediamo che nella radura siamo ancora al secondo passaggio. E già si sblocca un obiettivo. Gli obiettivi in verità sono importanti se siete dei collezionisti all'interno del gioco, ed è bellissima questa cosa che hanno implementato all'interno del titolo di Dust. Per scendere, ovviamente, come avete potuto vedere, si può premere il tasto giù e scendere con il tasto B. Vedete che c'è una nota lì sulla sinistra. Cosa sono le note? Sono dei documenti molto importanti all'interno del mondo di Dust e Elysian Tale, perché ci permettono di capire dove ci sono dei tesori o dei passaggi nascosti all'interno delle varie ambientazioni, e ce ne sono veramente tante, altro punto a favore del titolo. Ci troviamo ora invece davanti a un cosiddetto chest del tesoro, ovvero praticamente esatto, uno scrigno chiuso per il quale non abbiamo ancora una chiave per poterlo aprire. Ovviamente dobbiamo proseguire per poter prendere la chiave, che è uno degli oggetti collezionabili che troveremo nel corso della nostra avventura. Se ne troveranno veramente a bizzeffe. E oltretutto, piccolissimo spoiler, durante il corso della vostra avventura potrete anche trovare dei piccoli amici che sono chiusi in gabbia da ben 4 serrature, quindi ci vorranno 4 chiavi. E collezionare tutti questi 12 amici sblocca delle scene veramente molto carine, non dirò niente di più. Guardate che belle che sono anche le animazioni che ci accompagnano nel corso della nostra avventura durante lo stage della radura. Sono veramente meravigliose. Dust è un lavoro veramente mastodontico, essendo stato fatto da una persona sola, ma incominciamo a vedere nello specifico ora le battaglie. E infatti la nostra Fidget ce l'ha già preannunciato. Ci si deve concentrare ora, perché dobbiamo effettivamente effettuare la prima battaglia. Schiacci i pulsanti, fai qualcosa. E ragazzi, qui si preme velocemente, consecutivamente, per fare delle combo, il tasto Y. Vedete in alto a destra effettivamente il contatore che sale mano a mano che effettuiamo queste combo. È importante ai fini di una missione secondaria, ma anche in questo caso non dirò niente di più per non fare eventuali spoiler. Ovviamente tale contatore viene ad interrompersi se il mostro viene ad attaccarci, ma effettivamente è una cosa anche abbastanza fattibile a livello di sfida personale. Come vi anticipavo poco fa, ovviamente adesso le cutscene sono veramente tanti, i dialoghi sono tanti, perché stiamo imparando gradualmente a vivere l'esperienza di Dust in questo primo stage dedicato.
E si prosegue ora in questo momento verso quello che è il villaggio che è oltre le terre boschive. Si spera per la nostra povera Fidget che non ci saranno più mostri, ma lo dubito fortemente. Esatto, il nostro Dust ha ragione. E pensare che la giornata era incominciata così bene, esattamente. Si procede allora in questo momento per vedere un po' quello che è il gameplay. Intanto abbiamo trovato un frutto della debolezza. Se premete il tasto meno potete gradualmente andare a vedere quali sono i cibi che avete recuperato. Ora io non vi mostrerò nello specifico il salvataggio del gioco perché non vorrei sovrascrivere quello che è il mio salvataggio, ma da qui potete anche selezionare la mappa del mondo e potervi teletrasportare quando avrete l'elemento specifico. Man mano che proseguiamo si vedono anche le varie mosse disponibili. Per esempio doppia Y e doppio X ci permette di gettare a terra il nemico ed effettuare molto più danno. Vedete in alto a sinistra anche la barra dedicata a quella che è la vita. Ancora non ci viene spiegato che cos'è quella barra luminosa che c'è subito sopra la barra verde della vita, ma vediamo che comunque subito sulla sinistra c'è anche un piccolo pollo. In verità lì vengono messi gli oggetti da utilizzare in maniera automatica o semi-automatica premendo il tasto L per poterci curare nel caso in cui siamo a corto di vita, ed effettivamente nelle prime fasi del gioco sarà molto importante. Successivamente invece, se livellerete abbastanza in maniera frequente, si renderà sempre meno possibile, diciamo, sempre meno necessario dover effettivamente sfruttare questi eventuali cibi che trovate in giro. Procediamo perché tutti questi combattimenti in verità servono per farci salire di livello. C'è una tecnica che ho iniziato anche a farvi vedere, che è quella del bloccaggio tra virgolette, della schivata, ma verrà spiegata soltanto più avanti alla fine del capitolo, nello specifico alla fine del prologo. Vedete che il personaggio si muove veramente bene, non ci sono effetti trascinamento, non ci sono degli scatti. In Dust and Elysian Tale in verità abbiamo trovato come difetto unicamente un pochino di un senso di granulato quasi all'interno delle animazioni, ma anche quelle sono riprodotte veramente benissimo. Qui in un certo senso vedete che durante l'animazione qualche cosa si era bloccato, però generalmente il titolo scorre veramente molto molto bene. Vedete adesso in questo momento anche una delle tante mosse di Dust, che è la tempesta di Dust, da poter peraltro miscelare a quello che è l'attacco di Fidget, che va un po' a paragonarsi, un po' a spiegare quello che è il parametro specifico di Fidget da dover aumentare gradualmente con l'aumento di livello. Ed effettivamente ora la nostra Fidget dovrebbe mostrarcelo. In verità il potere di Fidget va gradualmente ad aumentare durante il gioco ed effettivamente ad ampliarsi nel proprio repertorio, anche se inizialmente, come potete vedere, abbiamo soltanto questa sorta di fuoco fatuo che viene sputato direttamente fuori da Fidget. Diventa molto potente in verità doverlo combinare assieme alla tempesta di Dust. Tra poco poi ne vedrete anche effettivamente una dimostrazione pratica. E la nostra spada di Ara, la nostra spada senziente, continua effettivamente a dirci che cosa dobbiamo fare, perché il prologo è veramente ben spiegato, un altro punto a favore ai ragazzi di Humble Arts. E vedete infatti la prova effettiva di quello che è un po' la tempesta di Dust con i proiettili di Fidget. Peraltro il titolo, ragazzi, intanto che la nostra Fidget parla e spiega effettivamente che cosa sono questi proiettili, effettivamente il titolo è stato anche prodotto in formato retail da parte dei ragazzi di Limited Run Games, e l'edizione speciale è già andata esaurita al prezzo di $69, ma è ancora possibile ordinare l'edizione fisica del titolo, che a parere mio personalmente lo definisco un grandissimo titolo, ma arriveremo poi alla fine per dargli effettivamente una valutazione. Ovviamente si può rimettere anche in pausa il tutto per poter andare a rivedere la guida se qualche cosa non l'avete capito. Il titolo è veramente molto molto completo sotto qualsiasi aspetto, e intanto guadagniamo anche un altro obiettivo, tuono in lontananza. I primi obiettivi effettivamente sono sempre i più facili da guadagnare. Ad ogni obiettivo all'interno della versione per PS4, attenzione, noi attualmente stiamo sfruttando la versione Switch, ma all'interno della versione per PS4 potete ad ogni obiettivo sbloccare anche un trofeo. Le battaglie sono veramente molto concitate, molto veloci, ma assolutamente né in portatile né in modalità TV, la cosiddetta modalità docked, questa inficia in alcun modo sull'esperienza di gioco.
e intanto guadagniamo anche l'obiettivo, un buon inizio, perché abbiamo fatto più di 200 hit, più di 200 combo durante la nostra partita, durante la nostra battaglia contro questi mostri che attualmente non sappiamo chi sono, cosa sono e cosa effettivamente vogliono da noi, perché ribadiamo il fatto che Dust assolutamente ha perso la memoria. Procediamo intanto e gradualmente guadagniamo sempre più punti esperienza fino effettivamente ad arrivare al primo salire di livello, che tra poco dovremmo riuscirci, e mano a mano che i mostri peraltro vengono sconfitti rilasciano anche delle preziose monete. Le monete sono veramente molto importanti, scopriremo anche il perché tra pochi stage, tra poche aree. Ed effettivamente già la tua esperienza è indicata dalla barra blu in alto a sinistra. Effettivamente sì, siamo quasi riusciti a salire di livello. Le combinazioni delle mosse sono veramente tantissime, altro punto a favore del titolo. Se devo proprio trovargli un punto a sfavore, a parte quel lieve sfarfallio per quanto riguarda le animazioni che si può notare specialmente in modalità docked per il titolo, e un altro punto a sfavore senza ombra di dubbio è la lingua inglese, perché la lingua inglese non fa completamente magari immergere come invece potrebbe essere stato sentirlo completamente doppiato in italiano. È pur sempre vero che è un titolo indie che ha vinto anche diversi premi ed è stato molto premiato da Metacritic, specialmente nella sua versione per iOS, perché ha vinto per una critica di 91 punti su 100, quindi comunque un titolo veramente molto valido. È una critica abbastanza passabile, però è anche pur vero che magari effettivamente dargli un'opportunità in più nella nostra lingua natale, chiamiamola così, sarebbe stato veramente molto più comodo e molto più coinvolgente. Adesso abbiamo sbloccato, intanto abbiamo ritrovato un altro scritto. Come potete vedere, i singoli stage non si limitano semplicemente a mandarci avanti, ma ci sono tutta una serie di altri luoghi segreti, passaggi da dover sbloccare. Una cosa importante che non ho ancora menzionato mentre procediamo nella nostra avventura verso quello che è l'ignoto, almeno per voi, perché il titolo io lo consiglio tantissimo avendolo praticamente finito, un'altra cosa importante che vi stavo dicendo era la musica. La musica è veramente meravigliosa, veramente bellissima in ogni sua forma, in ogni suo stage c'è una musica veramente fantastica, a partire dalla musica del main theme, del menu principale, fino ad arrivare in questo momento alla musica della radura, ma anche le altre musiche che vengono poi in sottofondo per tutte le altre ambientazioni sono meravigliose, sono veramente fantastiche. Quello che abbiamo visto prima di quel luogo secondario è il recupero di una chiave, mentre noi adesso stiamo procedendo con lo sconfiggere più mostri che possiamo anche per salire di livello. Abbiamo trovato una chiave che serve appunto per sbloccare uno scrigno. Appena ne ritroveremo uno, effettivamente poi vi mostrerò qual è la combinazione per poterli sbloccare. Niente di spoiler, non vi preoccupate, anche perché ogni scrigno ha una sua combinazione generata casualmente a random. Eccolo qui, uno scrigno da potervi far vedere, da aprire. Dobbiamo premere velocemente i pulsanti, una cosa veramente molto semplice, perché peraltro i pulsanti vengono presentati nel medesimo ordine che sono sul nostro controller, quindi niente di impossibile. E procediamo, troviamo un altro mostro che era rimasto solitario fino a questo punto. Procediamo verso quello che è il prossimo obiettivo, che è segnalato in alto a destra dalla mappa, cioè o meglio dalla bandierina sulla mappa che ci segnala che dobbiamo procedere. Come potete vedere sulla mappa, effettivamente uno scrigno aperto e tutti i tesori presi nell'aria significa avere un pallino chiuso e non più un cerchio aperto come prima. Il tempo varia, non inficia gradualmente in verità in maniera particolare su quelle che sono le nostre abilità, ma è bello vedere comunque come i ragazzi di Humble Arts abbiano implementato ulteriormente quella che è l'esperienza di gioco con un tempo gradualmente variabile. Ovviamente i paesaggi sono meravigliosi, anche se sono disegnati a mano, è quasi un simil 3D, chiamiamolo un 2,5D come alcuni osano definirlo, ed è un Metroidvania veramente molto molto carino che io consiglierei a chiunque. Siamo praticamente alla metà in questo momento probabilmente del nostro viaggio verso quello che è il primo villaggio. La storia peraltro prende piede all'interno del continente di Falana. Dobbiamo arrivare in questo momento verso quello che è il villaggio di Aurora, che misteriosamente in verità Dust gli sembra quasi di avere un sentore di essere già stato all'interno di questo villaggio e di questa radura, ma ancora non si sa nulla in merito e non farò ovviamente spoiler in questo video. Procediamo intanto perché
si deve scendere in questo momento per procedere verso la prossima area. Una missione è stata aggiornata, effettivamente la missione Polvere alla Polvere è la missione principale che vi accompagnerà per tutto il corso del gioco. Se andate verso sinistra troviamo un altro modo per poter salvare, perché quello significa autosalvataggio, e gradualmente, mano a mano che andrete avanti nel gioco, in base al vostro livello, se andrete sull'area di salvataggio, sarà possibile recuperare un certo tipo di quantitativo di HP, come si suol dire all'interno dei titoli JRPG. Un quantitativo di salute sarà recuperato in base al vostro livello e a quelle che sono le vostre abilità. In questo momento il nostro livello è ancora basso, ma la nostra salute è ancora alta, quindi non recupero niente per quanto riguarda il mio passaggio sopra quella che è l'area di salvataggio. Si scende in questo momento perché dobbiamo procedere, superare la grotta e poter superare l'area, così da procedere all'interno anche della missione Polvere alla Polvere. Intanto si aumenta di livello, noi andiamo ad aumentare l'attacco. Vi consiglio all'interno del vostro gameplay di aumentare sempre prettamente l'attacco e la difesa, soprattutto la difesa, perché i mostri gradualmente diventano sempre più forti. È proprio uno scalare continuo in base anche a quelle che sono le varie aree. Quindi Dust si presenta comunque come un titolo molto molto completo sotto molteplici punti di vista, perché è un Metroidvania che però presenta anche degli elementi tipicamente da GDR. Quindi è un titolo che assolutamente io mi sentirei di consigliare a chiunque, anche perché il prezzo è veramente molto competitivo. 12,99€ sono un prezzo meraviglioso per un titolo simile. E intanto ci stiamo avvicinando verso quella che è la prossima abilità che andiamo ad acquisire. La tempesta di Dust è stata acquisita per poter volare premendo, come vedete in questo momento, il tasto X. Possiamo fluttuare in giro tenendo premuto il tasto X e sfruttare quella che è la tempesta di Dust, però attenzione, perché sfruttare troppo la tempesta di Dust significa anche causare danni a Dust stesso. Dovete stare attenti quando specialmente il vostro controller sta tremando e quando Dust diventa di una colorazione un po' più rossa e lo schermo inizia a tremare. Prendiamo anche tutte le altre monetine che troviamo in giro, perché ribadisco il fatto che i soldi sono veramente molto importanti all'interno della storia, specialmente nelle fasi iniziali, anche perché vi consiglio, appena avrete un attimo di tregua, di respiro da quelli che sono i vostri risparmi che state gradualmente recuperando, di andare ad acquistare quella che è una pietra per la rinascita. Non abbiamo purtroppo altre chiavi, non possiamo passare da questo muro perché sembrerebbe che ci sia un metodo che riguardi anche un'esplosione, però procediamo e vediamo che arriviamo verso il primo mercante. Ovviamente la nostra Fidget ha sempre da fare un commento in merito non proprio carino, però procediamo. E intanto un mercante, ovviamente Ara ci fa presente che ci sta attendendo, e possiamo parlare con i mercanti premendo semplicemente il tasto direzionale su piuttosto che il controller analogico verso l'alto. Forza, andiamo a parlargli. Brava Fidget, questo è lo spirito giusto. Procediamo ed entriamo in questo negozio, che più che un negozio è un po' un mercante itinerante. Sembrerebbe che lui ci stava aspettando. E lui è semplicemente un amico, non ci viene ancora dato sapere chi sia effettivamente, chi è in verità, ma vedete che comunque vengono venduti degli oggetti per migliorare la salute, dei ciondoli che possono effettivamente migliorare la nostra esperienza, potenziamenti per la spada, l'armatura che vi consiglio di acquistare al costo di 40 o 160 monete, gli anelli, eccoli qui gli oggetti chiave, ma sono veramente ancora troppo cari per poterli acquistare, ma appena ne avrete l'opportunità acquistateli, e abbiamo poi materiali che mano a mano possiamo andare a recuperare direttamente dai mostri. Ed effettivamente adesso il nostro mercante ci sta facendo un'offerta, perché ci domanda tramite una missione secondaria di poter recuperare dei materiali e ampliare quindi il repertorio del negozio. È molto importante ampliare il repertorio del negozio, perché? Perché effettivamente quando ci saranno delle missioni un pochino più complicate ci permetterà di andare a riacquistare dai negozi che verranno periodicamente riforniti dei materiali che altrimenti dovremmo andare a recuperare unicamente sconfiggendo di nuovo determinati tipi di mostri. Questa è la prima missione secondaria ufficiale del gioco, è veramente molto semplice da completare e non c'è alcuno spoiler, quindi non preoccupatevi, procedete pure a guardare questo video, perché per poterla completare sembrerebbe semplicemente che serva vendere uno degli oggetti che abbiamo all'interno come materiali della nostra borsa. Per venderli in verità è molto semplice, perché basta entrare, interagire di nuovamente con il negozio, effettivamente con la nostra missione secondaria dobbiamo interagire con il negozio e vendere, entrare nella modalità di vendita
con il tasto Y. Vendiamo uno degli oggetti che abbiamo. Io vi consiglio di venderne quanti più possibile, perché veramente ampliate il più possibile il catalogo. Abbiamo un totale di 42 materiali da poter vendere. Attualmente ovviamente non li abbiamo tutti e 42, perché il catalogo completo è quello che comprende tutti i materiali fino alla fine del gioco, ma rivenderli significa poi trovarli in maniera molto più agile successivamente all'interno del titolo. Effettivamente lui ha ragione, saranno molto utili mano a mano che poi verranno i cosiddetti restock e verranno ampliati all'interno dei materiali disponibili nei negozi. Ci invita infatti sempre lui a continuare a collezionare materiali, ma io direi che in questo momento è tempo di procedere, perché intanto la missione è stata completata, missione completata anche qui viene segnalato, e procediamo verso quello che è lo stage dell'area della radura. Si può procedere anche da questa parte, andiamo verso quella che è un'area secondaria, perché tenendo premuto il pulsante X e scatenando la tempesta di Dust possiamo utilizzare questa sorta di fiore bomba, tra parentesi che ricorda tanto Zelda, per poter distruggere quello che è il muro. Sono tanti piccoli accorgimenti da poter sfruttare all'interno del mondo di Dust e nell'Elysian Tail per poter così avere il massimo dall'esperienza di gioco, anche perché vi preannuncio che come ogni buon Metroidvania che si rispetti, alcune aree non saranno completabili al 100% fino a quando non avrete un'abilità specifica che sfrutterete andando avanti nel gioco. Torniamo giù per prendere un altro fiore bomba. Il titolo veramente si presta molto bene anche per quanto riguarda le animazioni e tutto ciò che circonda le varie aree, è fatto veramente molto molto bene. È bello comunque che sia anche arrivato su Nintendo Switch, perché è un titolo veramente di qualità. Procediamo adesso in questo momento, abbiamo trovato intanto una chiave del tesoro, possiamo sfruttare le bombe anche contro i nemici, c'è peraltro un obiettivo specifico, non vi dirò niente di più per non fare spoiler, ma c'è un obiettivo specifico da poter sbloccare per poter così ampliare anche la nostra raccolta e procedere anche con una percentuale di completamento. Non andrò anche a distruggere quel pilastro che c'è subito sotto, perché vorrei raggiungere la fine dell'area per potervi far vedere quello che è Dust in Elysian Tail e incominciare così poi con il capitolo 1, anche se per il capitolo 1 poi il video si concluderà. Per non darvi troppo spoiler o comunque troppe informazioni, vi invitiamo comunque a scoprire anche da voi acquistando direttamente il titolo. Abbiamo effettuato ancora in questo momento una mossa della schivata, una mossa di contrasto, sono veramente molto comode, ma ci verrà spiegato tra poco come effettivamente possiamo andare a sfruttarle. Come potete vedere abbiamo trovato un ciondolo da poter utilizzare e abbiamo un modellino che ancora non sappiamo come poter produrre, ma andando più avanti nel gioco ovviamente ci verrà detto come fare. Procediamo in questo momento e sconfiggiamo i vari nemici che ci si parano davanti. Abbiamo trovato anche un frutto della debolezza che ci serve appunto per poter ampliare quella che è la nostra energia vitale qualora dovesse abbassarsi troppo. Procediamo e continuiamo ad andare. Vedete anche qui un altro ostacolo durante la nostra avventura. Sembrerebbe sì che ci sia qualche cosa. Il nostro Dust tenta di arrampicarsi, ma effettivamente qualche cosa sembrerebbe non andare. E infatti lui rovinosamente cade. E si cade giù. Ovviamente, come vi dicevo, ogni Metroidvania che si rispetti non ci dà subito tutte le abilità per poter procedere. Ci sarà un'abilità specifica andando avanti nel gioco in altre ambientazioni che ci permetteranno effettivamente di poter procedere anche su queste cosiddette liane che avete potuto vedere. Ci potremo tornare ovviamente più tardi, non in questo video nello specifico, ma nella vostra avventura potrete tornarci più tardi. Un'altra schivata con contrasto e procediamo, anche perché stiamo per salire di livello. Ancora pochi mostri e ci sarà l'opportunità di salire di livello. Ci stiamo avvicinando gradualmente verso quello che è la fine di quest'area. Ovviamente ci sono anche tutta un'altra serie di dialoghi e di interazioni tra i vari personaggi, perché servono per poterci spiegare quella che è la situazione che attualmente stiamo vivendo all'interno di Dust in Elysian Tail. Ovviamente Fidget rimarrà molto indietro a noi e in questo caso ci viene spiegato quello che io vi dicevo poco fa, ovvero la schivata con contrasto. Ovviamente sì, i mostri sono molto persistenti, ma Ara inizia a spiegarci quello che è un po' l'insieme di queste mosse, che in verità è una mossa sola, potergli permettere di attaccare e contrastarlo in questo modo, tenendo premuto il tasto Y.
E ovviamente il mostro, come dice Fidget, lo andrete a stordire. Esatto, oppure potete premere nell'esatto momento in cui il mostro vi colpisce, potete premere il tasto Y per poterlo contrastare. Ovviamente poi, una volta premuto il tasto X o il tasto Y subito dopo un contrasto, potrete contrastarlo appunto definitivamente e così anche sconfiggerlo. Sarà molto utile nel mostro, nel boss finale di questo livello che ci apprestiamo a vedere. Incontriamo una prima persona, un primo abitante di Falana, che però vive al di fuori di Aurora. E ovviamente Fidget pensa a mangiare e domandiamo se c'è qualche cosa da mangiare. E ovviamente, ragazzi, la nostra Fidget ci dice che comunque non le dispiacerebbe qualche cosa da mangiare. Parliamo con Cora, che è uno degli abitanti di Falana, molto importante peraltro ai fini della storia, ma anche qui le mie labbra sono cucite perché non posso dire niente di più in merito. Ovviamente sì, ci stiamo avvicinando gradualmente al villaggio, al primo villaggio che è quello di Aurora. E nel villaggio di Aurora ovviamente troveremo tutta un'altra serie di NPC con cui poter parlare. All'interno del mondo di Falana gli NPC con i quali parliamo hanno questa forma di animali un po' antropomorfi, che in verità funziona molto bene perché, peraltro, piccola curiosità, Dodrill è stato anche l'autore del lungometraggio Elysian Tale. Quindi Dust e Elysian Tale prende molto dall'animazione lungometraggio che fu un po' di successo per quanto riguarda lo stesso autore Dodrill. E arriviamo in questo momento a quella che è la fine, in verità arriviamo a quello che è il boss finale, che tra poco ci accingeremo a dover sconfiggere. Vediamo che ci sono altri due abitanti di Falana, di Aurora nello specifico, che sono in difficoltà. Non si capisce bene come, ma tra poco lo scopriremo, ed ecco qua che arrivano i primi mostri. Ovviamente la nostra Fidget ci fa notare la stazza del nemico, dell'avversario, però se, come ci dice Ara, riusciremo ad esercitare tutte quelle che sono le mosse che abbiamo imparato fino in questo momento, sarà molto facile poterlo sconfiggere. Come potete vedere, mano a mano che procediamo e riusciamo a sconfiggere il nemico, la barra inferiore, come qualsiasi boss fight che si rispetti, va gradualmente a diminuire. Non abbiamo ancora finito e ci accingiamo a sconfiggere quelli che sono veramente i boss di fine livello. Ovviamente, come potete vedere, se ci colpiscono la catena, come vi dicevo anche prima, si interrompe. Dovete essere abbastanza veloci o per poterlo contrastare oppure per poterlo schivare con i pulsanti ZR, ZL oppure con il tasto direzionale di destra. Ovviamente poterli stordire significa anche poterli sconfiggere più facilmente, e noi ce l'abbiamo fatta e abbiamo finalmente concluso questo livello, salendo peraltro di livello. Arrivati alla conclusione di Dust and Elysian Tale, il voto che io darei a questo titolo è un bel 9 pieno, perché io mi sono divertita veramente tanto con Dust and Elysian Tale, è andato al di sopra di qualsiasi mia aspettativa. Il titolo dura circa dalle 15 alle 20 ore, dipende se volete completare al 100% qualsiasi obiettivo vi si para davanti. Attenzione, perché se andrete a ricominciare il gioco in una modalità più difficile, come avete potuto vedere, gli obiettivi vengono azzerati, viene azzerato il tempo di gioco e viene azzerato tutta una serie di altri elementi che ovviamente fanno parte di quello che è Dust and Elysian Tale. Non c'è una modalità New Game Plus, non c'è un adattamento in italiano, anche se abbiamo dei sottotitoli, e sempre tra i contro potremmo trovare ogni tanto anche delle texture o comunque un disegno per quanto riguarda i personaggi che tende molto allo sfarfallio. Però veramente soltanto un occhio molto attento potrebbe farci caso a una cosa del genere, perché Dust e Elysian Tale nel complesso ha soltanto dei pro, ha delle musiche meravigliose, delle animazioni e delle interazioni tra i personaggi veramente magnifiche, ha una caratterizzazione meravigliosa anche per quanto riguarda il doppiaggio direttamente del nostro titolo, che potrebbe essere uno dei titoli di maggior successo anche su Nintendo Switch per quanto riguarda il comparto indie. Se effettivamente invece volete spostarvi su Xbox 360 o PlayStation 4 o anche Xbox One, credo, o Steam e iOS, c'è la possibilità comunque di acquistare il titolo. Arrivati a questo punto, noi iniziamo il capitolo 1, ma in verità il video si conclude qui, riepilogando, come vi dicevo, il nostro titolo attualmente preferito conquista un bel 9 pieno. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti con noi, mi raccomando, commentate sotto il video, fateci sapere se avete avuto l'opportunità di giocare a Dust and Elysian Tale, se avete acquistato il formato retail, se siete intenzionati ad acquistare il formato digitale, e fateci
fateci sapere il più possibile su quello che è uno dei titoli migliori attualmente in commercio per Nintendo Switch. Ciao ragazzi!